Insomma, papà, se la trovassi, che dovrei fare? Figlia mia, senti a tuo padre. Ti ricordi quando la benedetta anima di mamma tua si perdette la fede d'oro e nessuno si è mai fatto vivo? Nessuno? Ebbene, io da quel giorno ho pensato, se trovo una calzetta vecchia, magari coi buchi, mi ci faccio un berretto da notte, ma non la ridò a nessuno. Ecco. E poi, figlia mia, tu devi pensare alla tua famiglia che ha bisogno di tutto, di scarpe, di vestiti, di medicinali. Tuo padre, poveraccio, non ce la fa più. I tuoi fratelli hanno fame e la casa vive nella massima indigenza. E che siamo diventati la famiglia dei miserabili? Non avremo le pellicce, non andremo in automobile, non avremo il televisore. Ma insomma, dico, viviamo da gente onesta, ecco. Non tanto, papà, se pensiamo di volerci tenere la roba degli altri. C'è tutto? Sì, sì, naturalmente. Lei come si chiama? Donatella. Donatella, è davvero un bel nome. Senta, lei mi ha fatto un enorme piacere, non tanto per la borsa, ma per le carte che conteneva. E vorrei ricambiare almeno in piccola parte. Non c'è nulla che lei desideri in modo particolare? Tante cose, signora. Non saprei da dove cominciare. Oh, coraggio, su, vediamo insieme. Forse i suoi non si trovano in buone condizioni. Non troppo. Lo immaginavo. Eh già, bisogna essere molto poveri o molto ricchi per essere così onesti. Lei lavora? No, è così difficile trovare un posto. Sto finendo un corso di dattilografia. Ah, quindi un buon lavoro la farebbe contenta. Sarebbe bello. È fatto! Lei cerca un lavoro, ebbene io stessa posso offrirglielo. Ho proprio bisogno di lei. Stasera Giorgia e io andremo a New York, almeno 6 settimane. Durante questo periodo c'è bisogno di qualcuno che sorvegli l'andamento, la corrispondenza, le telefonate, una persona di fiducia, insomma. Ma io non sono una persona di fiducia. Oh. Non ci ho mai provato. Mia cara, dove potrei trovare una persona più fidata di lei? Cale, vedi io di Donatella, c'ho fiducia. Quella è come una bambina ancora, capito? Io la vedo donna, ma se tu la vedi bambina... Ma è bambina, quella giocherebbe con le bambole, figurati. Ma intanto esce con Guido. Vabbè. Anche Guido gioca con le bambole. Senti, Guido è il giovanotto più serio di Roma. E poi quello è talmente timido che non sarebbe capace neanche a toccarla con un dito. Ma se vuoi sta fermo con ste mani? Io mi domando se dopo 11 mesi di fidanzamento io e te siamo ancora al punto del bacio. Perché? A che punto vorresti essere? Mica tanto avanti, ma almeno un pochino così. Poro cocco, guarda che finché non siamo sposati, a me tu non mi tocchi nemmeno così. Elvira, per favore, mi... Oh, scusate. Io sono veramente mortificato, non sapevo. Avevo un appuntamento con Dorothy questa sera per la signorina Donatella Guiscardi, ospite della signora, il signor Maurizio D'Alprà. È lei? Sì, sono io, almeno credo. Oh, mi dispiace molto, ma veramente la signora Dorothy mi aveva incaricato di dirle che l'appuntamento non c'era più e... Ah. E io me ne sono dimenticata, proprio come una stupida. Ah, non si preoccupi. Certo che la serata ormai è andata per aria adesso. Sì, lo so, gliel'ho rovinata io. Senta, facciamo una cosa. Esca lei con me. Così ripara il malfatto. Io? Già. Io non perdo la serata, lei mi porta all'ambasciata e tutto va per il meglio. Che ne dice? Sì, capisco, ma non posso. Ma che male c'è? Ma non è per questo, è che non lo conosco, è poi di sera. Ma non si dia pensiero, signorina, Ghida è veramente un bravo guaglione. Ma sì, lo so, ma poi mio padre mi aspetta per la cena, starà in pensiero. E non gli si può telefonare? Sì, si potrebbe telefonare giù al bar. Ai, che lindo cia-cia-cia. Ai, che sta grosso. Cia-cia-cia. Mi piacerebbe molto poterla conoscere. Non credo che sia difficile. Ma perché la interessa tanto? Vorrei sapere chi ha che piace tanto agli uomini. Ma non è molto difficile capirlo. A lei piace? Naturalmente, una donna così non può non interessare. Però non è il mio tipo. Ah, è smui lindo questo vestito. Chi è sua sarta? Ma non so, ne cambio spesso. Posso guardare queste lettere? Certo. Ma come no? Male. Conosce usted un buon veterinario? A chi mangia molta pasta asciutta e sempre dorme. Ho capito, c'è il professor Valino che è bravissimo, può consigliarsi con lui. Ah sì, sape il suo indirizzo? No, praticamente... Penso che con un bel paio di mezzesuole... Mezze? Vabbè, mezzesuole sane fino a chi sotto al tacco, un paio di tacchi... Una tomaia, una pezzetta invisibile, insomma vanno ancora bene. E come no, i lacci sono quasi nuovi. I lacci sono quasi nuovi, senza che fai lo spiritoso, si possono portare ancora. Al macero. Oh, ma sei impazzita! Te la faccio passare io la tosse, a forza di scarpate. Ma che tosse? Quella tosse coi capelli rossi che ti piace tanto. Oh, dagli con sta belane, ti sei fissata, ma chi la pensa? Si dice Abilene, ignorante.
Si è divertita, signorina? No, Pasquale. Fingere tutto il giorno di essere un'altra da quella che si è. Stare attenta a come si parla, a come ci si muove. Non è divertente. Ma lei non ha bisogno di fingere, signorina. Lei è naturalmente signora. No, Pasquale, lasci perdere. Lei sa benissimo che il mio vero posto in case come queste sarebbe in cucina. Adesso devi mettere a sentire pure i fatti dell'altro. No, scusa, Augusto, non vorrei che pensassi che stava a curiosare. Sai, ho inteso degli strilli, ho visto Guido che scappava. Sì, hanno litigato. Sai, quelli in fondo sono come due ragazzini. Mm. Se ho ben capito, però, la ragazzina ha due innamorati. Ma dico, come fai a parlare così, Enrico? La ragazzina c'è soltanto Guido. E quell'altro? Quell'altro, non ci sono altri. Quello è un giovanotto che ha conosciuto, l'ha invitato a ballare. Sai come fanno oggi, accettano subito. Gli hanno fatto una fotografia assieme, lui l'ha vista. Sarebbe quello del libro. Oh, ma non ti è sfuggita nemmeno una parola, dico. Non è che stavi a curiosità, però c'hai un udito. Sì, quello del libro. Così lui si è arrabbiato e insomma. E si sono lasciati? Si sono lasciati, hanno bisticciato. So che lei vuole rompere il suo fidanzamento. Per colpa mia. Perché, non ne ho il diritto? No, lei non ha nessun diritto di sospettare di una ragazza come Donatella. Nessuno. Dovrebbe sapere che i suoi sospetti sono assurdi. Il fatto è che io non posso sposare una ragazza innamorata di un altro. Allora lo vuoi sapere meglio di me? Sì. Perché vedi, tu non hai il coraggio di dirtelo e... E allora te lo dico io. Ne sei sicuro? Veramente mi dare pure a me.